Siamo a Sant'Anna del Furlo, dove la Casa degli Artisti ha organizzato per il terzo anno consecutivo una Land Art, quest'anno nel mese di settembre. Con noi Yvonne Ekman, che ha partecipato con un'installazione e una mostra di teste, visitabile nei weekend di settembre, nella chiesa accanto alla Galleria Romana della Gola del Furlo. Io mi chiamo Yvonne Ekman e vivo a Roma da tanti anni. Sono musicista e scultrice. Come scultrice adopero prevalentemente l'argilla. Dunque, questo è il terzo anno che partecipo al Land Art al Furlo e quest'anno ho fatto un'installazione e poi con molta gioia facciamo questa mostra di teste con altri due donne, signore, per cui è un'occasione che mi piace moltissimo perché siamo amiche ma siamo completamente diverse come ci esprimiamo con l'argilla. Dunque, quello che ho messo in mostra, ho messo 6 teste, 4 di cui rappresentano le stagioni, con ognuno con una caratteristica della stagione, come insomma primavera c'ha i fiori teneri, c'ha qualche ape che già si mette in azione, poi l'estate c'è il grano giallo con qualche fiore estivo, l'autunno ovviamente le foglie di vari colori, questi bellissimi colori, l'inverno c'è proprio, lui è proprio un po' nero con tanta neve in testa. E le altre due opere, una è Flora, la dea romana che ha tanti papaveri in testa, e poi c'è la figura presa dal libro Cent'anni di solitudine di Marquès, un certo Barcellona, che aveva sempre le farfalline gialle svolazzando intorno alla testa. Quando c'era lui c'erano le farfalle gialle, e l'ho letto tanti anni fa, ma mi è sempre rimasto questa idea di farfalle intorno alla testa. Finalmente l'ho fatto.